Allora, cari compagni, buonasera a tutti. Presentiamo l'ennesima iniziativa da parte della sezione Gramsci Berlinguer. Questa sezione, che tra i vari compiti che si è prefissa è quella di appunto sviluppare il massimo del dibattito possibile sui fatti della nostra storia e dei fatti anche internazionali. E quindi tra le cose che ci eravamo impegnati a organizzare, visto anche la poderosa opera, diciamo, che ha prodotto Antonella Grippa insieme a Giovanni Fasanella, andiamo ad affrontare un problema scottante anche in una città particolare come Pisa, dove le storie che racconta Antonella, che sono storie legate all'Unità d'Italia, al Risorgimento italiano, con tutti quei risvolti che la storiografia, la storia ufficiale non ha mai voluto raccontare in modo esaustivo. Quindi lei ha fatto questo lavoro enorme che ci ha fornito, per chi l'ha letto questo libro, ci fornisce una chiave di lettura dei fatti della nostra storia e di come le masse popolari possono essere eterodirette all'interno di un percorso che prevede mutazioni anche di tipo geopolitico del nostro assetto nazionale, quindi indirizzando nazioni intere verso degli obiettivi che non sono quelli che i comuni cittadini sono in grado di comprendere immediatamente, che vengono portati e sollecitati anche a partecipare a iniziative che poi gli si rivolgono contro, no? Questo è l'aspetto, diciamo, importante che c'è dentro questa lettura anche fatta da Antonella in questi libri. E quindi io gli chiederei, iniziando, ci faccia un po' il percorso di questi libri, perché l'ultimo, 1915, arriva un po' a conclusione del processo anche di unificazione italiana. Il suo primo libro è stato appunto 1861, poi l'altro, Intrighi d'Italia, quindi il risvolto che ha avuto il Risorgimento nella fase poi che ha prodotto anche il fascismo, no? Quali sono state le operazioni che hanno prodotto l'unificazione, i governi liberali, no? Il ruolo della monarchia, ma il ruolo anche di altre entità che si sono mosse sul nostro paese per dare poi uno sbocco reazionario all'avanzata delle proteste sociali, no? Quindi dei socialisti, e poi anche della nascita del movimento comunista. E l'ultimo è il ruolo dei servizi segreti italiani nel spostare le alleanze politiche che l'Italia aveva, nel senso che era alleata fino al 1914-15, no? Fino allora è stata alleata dell'Austria e della Germania, e poi si è trovata a fare la guerra per conto dei francesi, degli inglesi, forse per pagare un debito, no, che aveva rispetto fin dal Risorgimento. Quindi adesso lascio la parola ad Antonella, che ci dà la possibilità di capire meglio tutte queste cose, perché questa è la sua materia, quindi, più che la mia. Grazie. Sono davvero contenta di essere qui, perché Andrea e Paola sono degli amici. Ho già avuto occasione di conoscerli per un'altra iniziativa che è stata per me importante, insomma, è rimasta un po' nella mia memoria con molto piacere. E quindi vi ringrazio anche la sezione comunista Gramsci Berlinguer di avermi invitata, e la libreria che ci ospita. E magari inizio tracciando un quadro, poi vediamo anche, sì, se ci sono delle domande, no? Così, certo, per renderla anche un po' più vivace, come volete, insomma, quando volete intervenire, tanto non c'è problema, appunto. Il nostro primo lavoro, 1861, è nato il primo della serie, perché in realtà è una lunga alleanza questa con Fasanella, che parte da molto lontano, poi magari ve lo racconterò anche perché c'è un risvolto che può essere interessante, però diciamo il primo di questa serie è 1861, ed è la storia del Risorgimento che non c'è sui libri di storia. Devo partire da un dato biografico mio: come sentirete dalla cadenza, io sono meridionale, sono lucana, e sono cresciuta praticamente nella mia famiglia con le canzoni dei Briganti. Qui forse le conoscete meno, perché ovviamente non è un immaginario collettivo che vi appartiene, però in Basilicata
il brigantaggio come fenomeno di reazione popolare ad una invasione, e poi spiegherò il termine invasione, ad una guerra di conquista, ad una guerra sporca, quale è quella che noi lucani e molte popolazioni meridionali hanno vissuto sulla loro pelle, è molto sentito ancora oggi. Quando insegnavo, perché io prima di essere una scrittrice sono una professoressa, quindi quando insegnavo in Basilicata, quando i miei alunni, le mie alunne cantavano qualcosa, quando ci riuniamo in occasioni goliardiche, quando si cantano le canzoni dei briganti. Quindi io nasco da quel tipo di immaginario, e per me è fondamentale, perché è un immaginario popolare che ha vissuto questa guerra di popolo e che la sente ancora adesso. Cioè, per l'unità d'Italia, per una parte della popolazione meridionale ancora oggi, rappresenta, ha rappresentato e rappresenta la leva obbligatoria, sostanzialmente, che come sapete sotto l'esercito borbonico non esisteva, perché la leva non era obbligatoria, ma viene introdotta la leva obbligatoria dopo l'unità d'Italia, e le tasse. Questo è il portato del risorgimento nella Italia meridionale. Quindi il brigantaggio come lotta di popolo armata contro quella che viene definita appunto una guerra di invasione, una guerra sporca, una guerra di conquista, senza dichiarazione di guerra, in un altro regno, il regno delle due Sicilie era un altro regno. Non si aspettava questa dichiarazione di guerra, cioè questa guerra senza dichiarazione, non si aspettava assolutamente che in qualche modo l'unità d'Italia potesse essere fatta come è stata fatta poi. Quando abbiamo scritto 1861 volevamo raccontare tutto questo, perché i libri di storia ufficiale dedicano pochissimo spazio al brigantaggio come guerra di classe, perché ovviamente il risorgimento è visto come una produzione, come un prodotto della borghesia, e a questo risorgimento, a questa immagine del risorgimento, questa immagine, uso un termine che tu spesso utilizzi anche nel volantino, ho notato, e che faccio mio, mi piace molto, questa idea della massoborghesia, cioè di questa alleanza della massoneria e della borghesia che ha prodotto il risorgimento, e poi vedremo perché lo abbiamo dimostrato anche nei libri. Il popolo lucano, il popolo siciliano, il popolo calabrese soprattutto, insorge contro questa idea, insorge contro una certa idea dell'unità d'Italia, contro il modo in cui l'unità d'Italia è stata fatta, è stata portata sulle baionette dei fucili. Interi paesi sono stati dati alle fiamme, Ponte Landolfo e Casalduni, su tutti, stragi ancora inascoltate, verità indicibili. Ecco, il concetto dell'indicibilità è un altro concetto che noi sottolineiamo spesso nei nostri libri. E lo sottolineiamo perché purtroppo certe cose ancora non si possono dire, e alcune cose, mi fa piacere dirlo proprio a Pisa, sono per esempio in relazione alle ascendenze borboniche, alle affiliazioni borboniche di molti, alle affiliazioni, scusate, massoniche di molti dei nostri padri della patria, da Garibaldi a Mazzini a Cavour, erano dei massoni, e questo ancora non si può dire apertamente, ancora si cercano degli escamotage per dire determinate cose, perciò mi fa piacere particolare dirlo ed affermarlo a Pisa. Ancora è impossibile affermare quanti sono i morti del risorgimento. Quando io sono stata all'archivio militare di Stato, dopo grandissime difficoltà per avere il permesso per entrare all'archivio militare di Stato in via Lepanto a Roma e andare finalmente a visionare i documenti riguardanti il brigantaggio, fondi che sono stati tenuti nella polvere per anni, inaccessibili agli studiosi, dopo grandi difficoltà ho avuto la possibilità di visionarli, sono passati 150 anni dall'Unità d'Italia e sono ancora secretati, ho avuto la possibilità di visionarli con un militare costantemente al mio fianco, che mi accompagnava praticamente anche in bagno per controllare quello che potevo o non potevo guardare. Vabbè, non lo so, però insomma, cioè, era veramente una idea oppressiva, proprio di fiato sul collo, perché alcune cose non è bene, come dirà poi Giolitti, sfatare delle leggende che sono belle, quindi quando vai a trovare quelle case,
carte, e fa, è molto scomodo, certe cose non si devono dire, non si possono dire, quindi ancora oggi un computo preciso dei morti, dei briganti, poi magari parleremo anche del termine briganti, morti in questa guerra, non si ha, non si sa. Eppure interi paesi sono stati rasi al suolo, donne violentate e famiglie distrutte, con un portato che nella popolazione meridionale rimane ancora oggi. Quindi quando la casa editrice ci ha proposto, per il 150enario dell'Unità d'Italia, ci ha proposto di scrivere 1861, io sono stata molto contenta, devo dire la verità, perché finalmente potevo dare onore ai miei briganti, infatti proprio al sud, a questa voglia di rivalsa del sud, a questa falsa idea del sud che spesso viene propinata. E ci tenevo particolarmente perché era una storia che in qualche modo non mi tornava, cioè c'erano delle cose che fin da quando ero piccola, fin da quando io a mia volta studiavo, non mi tornavano. Per esempio, una su tutte, ma ste 1000 persone partono, prendono ste 2 navi senza che nessuno se ne accorga, arrivano in Sicilia, poi perché in Sicilia? E non arrivano direttamente a Napoli, perché devono arrivare in Sicilia, che poi per arrivare dalla Sicilia a Napoli devono fare un altro tragitto. 1000 persone contro un esercito, l'esercito borbonico, per quello che ho studiato, non era assolutamente l'esercito cosiddetto di Franceschiello, era un esercito a tutti gli effetti, che aveva la sua capacità di risposta, soprattutto a 1000 uomini. Quindi com'è possibile che questi 1000 uomini abbiano così facilmente, se vogliamo, conquistato quello che era un regno, il regno delle due Sicilie, e poi diventa una questione da risolvere, la questione meridionale, no? Questa favoletta che ci hanno raccontato. E quindi, per esempio, iniziamo a vedere la figura di Garibaldi, e quindi iniziamo a vedere quanto su Garibaldi pesasse per esempio l'affiliazione massonica. Non era proprio così uno sprovveduto come si vuole far credere sui libri di storia, no? Al condottiero senza macchie e senza paura. Aveva molti collegamenti, 33° grado della massoneria, affiliazioni ripetute, se volete poi citiamo anche con più precisioni che tipo di affiliazioni ha avuto e quali sette. Ma soprattutto il rapporto privilegiato, e qui entra un altro attore che so anche per te essere particolarmente importante, il rapporto privilegiato con l'Inghilterra. Ed ecco, insieme alla massoneria, l'altra costante che abbiamo sempre trovato nella storia d'Italia, questo rapporto con l'Inghilterra. Perché spesso si era detto, ovviamente, cosa nota, il risorgimento e i rapporti con la Francia, ma poco era invece stato sottolineato l'importanza, a mio parere preponderante invece, dell'Inghilterra, quanto l'Inghilterra ha influito sul nostro risorgimento. E quindi ecco spiegato anche perché si è scelta proprio la Sicilia, si sceglie Marsala, dove gli inglesi erano forti per il Marsala, per la produzione del Marsala che era tutta inglese, per le zolfatare che erano anche di proprietà di molte famiglie inglesi. E quindi ecco che troviamo un telegramma tra tanti in cui si dice alla flotta inglese, immediatamente prima dell'arrivo di Garibaldi, ship to Marsala, si dà un ordine ben preciso, quello di navigare verso Marsala. Cioè i nostri 1000 ancora non sapevano bene, o almeno questa era la versione ufficiale, dove andare a sbarcare, eppure gli inglesi davano già ordini alle loro navi di navigare per Marsala. Cosa fanno gli inglesi a Marsala? Si frappongono tra le fregate borboniche e quelle in arrivo di Garibaldi per impedire alle fregate borboniche di sparare contro i garibaldini, e quindi per di fatto sostanzialmente favorire lo sbarco. Quindi gli inglesi favoriscono lo sbarco perché per gli inglesi la Sicilia è sempre stata importantissima, strategica dal punto di vista geopolitico. Avevano già un piede nel Mediterraneo con Malta, era importante per loro avere un'altra base d'appoggio che era appunto la Sicilia, direttamente conquistata economicamente praticamente, però in questo modo era ancora più
palese la preponderanza anglosassone sulla Sicilia, e quindi ecco spiegato la motivazione per la quale Garibaldi e i Mille sbarcano proprio in Sicilia. L'altra cosa che subito ci ha fatto insospettire è come entrano a Palermo. Seguono le rotte dei contrabbandieri, le rotte dei contrabbandieri che all'epoca erano in mano, erano gestite dalla mafia locale. Quindi la mafia locale che immediatamente favorisce lo sbarco garibaldino e aiuta i garibaldini ad entrare a Palermo seguendo proprio le rotte dei contrabbandieri. Questo sfata un altro dei miti che spesso è stato utilizzato sul Risorgimento, quello di dire che in realtà i briganti iniziano, sarebbero gli iniziatori della mafia. Non è assolutamente così, erano dall'altro lato. La mafia, fin da prima dell'Unità d'Italia, proteggeva i grandi proprietari terrieri, perché erano i picciotti che, esatto, che proteggevano proprio i grandi proprietari terrieri, erano le guardie armate, le guardie campestre dei proprietari, e ai contadini la mafia spara addosso sempre, lo vedremo nella storia, no? Fino alla Seconda Guerra Mondiale. Parentesi, ovviamente è molto simile a quanto accadrà con lo sbarco in Sicilia nella Seconda Guerra Mondiale. Anche lì c'è la mafia che aiuta questo sbarco. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Si ripete. Si ripete. E questo è l'altro, secondo me, elemento importante da sottolineare, soprattutto per i ragazzi, no? Ripeto, come professoressa, cioè far capire che certi passaggi storici, ma sono veramente sempre identici, io direi paurosamente sempre identici, mancano anche di fantasia, se vogliamo, a volte, perché ripetono alcune tecniche che sono consolidate, che hanno funzionato e che quindi vanno semplicemente ripetute per ottenere lo stesso risultato. Quindi è proprio un quadro già visto. E la preponderanza dell'Inghilterra, per esempio, continua nel secondo libro che abbiamo visto, poi se volete ritorniamo ancora su 1861, adesso faccio solo una panoramica, Intrighi d'Italia, dalla morte di Cavour alla Grande Guerra. Quindi con Intrighi d'Italia abbiamo voluto coprire questo periodo che va proprio da questa strana morte di Cavour, anche questa poco indagata, poco studiata, fino alla Grande Guerra, per arrivare appunto al 1915, alla nascita dei servizi italiani e alla entrata in guerra dell'Italia. Quindi con Intrighi d'Italia sostanzialmente partiamo dalla morte di Cavour, uno dei padri della patria, che ha molto interesse perché la corona piemontese, e quindi la corona immediatamente collegata a quella piemontese, che è la corona inglese, che ha sempre intrattenuto rapporti di assoluta continuità con i Savoia, quindi c'è questo filo rosso che va costantemente mantenuto tra i Savoia e la corona inglese. Cavour che ad un certo punto muore in maniera alquanto sospetta, almeno sospetta. Anche qui la storia va veloce. In alcuni documenti, questa volta i documenti che abbiamo consultato, perché la nostra ricerca è sempre molto legata agli archivi e quindi ai documenti che troviamo, come vi dicevo prima, l'archivio militare di Stato, adesso i documenti che abbiamo ritrovato sono quelli conservati a Kew Gardens, che è un archivio vicino Londra, a Londra, e che ha tutti i rapporti del medico di Cavour, che vengono trasmessi direttamente all'ambasciatore inglese. Quindi il medico di Cavour era costantemente in contatto con Sir Hudson, che era l'ambasciatore inglese, il quale utilizza l'espressione è stato avvelenato, è stato salassato come un vitello. Quindi il salasso di Cavour, salassato e avvelenato dai suoi medici, dai suoi stessi medici. Questa è l'espressione che, ripeto, troviamo direttamente sui documenti. Allora, anche sulla morte di Cavour, questa morte di Cavour che cade, diciamo, in un momento opportuno per l'Italia, in cui Cavour diventava un personaggio scomodo perché poco gestibile. E quindi lo scenario più plausibile è quello che si sia eliminato una persona che era servita fino ad un certo punto, cioè servita appunto perché
era necessaria per un certo processo, che era il processo unitario, il processo risorgimentale. Quando ovviamente questo cavallo non funziona più, o perché ragiona troppo di testa sua, il progetto federalista per esempio, o in qualche modo non risponde più agli ordini dei padroni, semplicemente si cambia cavallo e quindi si punta su un altro cavallo, un cavallo vincente che in qualche modo possa rispondere meglio a quelli che sono gli obiettivi di turno, gli obiettivi da raggiungere. E quindi le due figure di questo periodo, le due figure preponderanti, ovviamente Giolitti e Crispi. Anche lì, su queste due figure, in particolare su Giolitti, no? Il ministro della malavita, come è stato definito Salvemini, e sulla manipolazione di tutte le elezioni, anche qui ritornano, nell'età giolittiana, ritornano tutti i vizi più tipici dell'Italia, perché in realtà quello che accade sempre è il ripetersi quasi incancrenito di processi sbagliati, di malattie, che nascono dal modo sbagliato in cui è stata fatta l'unità d'Italia, perché ormai sono diventati vizi congeniti e quindi si ripetono. E quindi nell'età giolittiana il rapporto con la mafia, il rapporto con la massoneria, le tangenti, allora si chiamavano zuccherini ma erano sempre tangenti, gli scandali, lo sapete tutti, è famosissimo lo scandalo della Banca Romana, no? Però anche qui si sa la storia dello scandalo della Banca Romana, ma quella preponderanza delle banche sulla politica, che voglio dire, di cui oggi forse vediamo i frutti più disastrosi, inizia lì, inizia con lo scandalo della Banca Romana. Se le persone vengono affamate, Bava Beccaris spara sulle persone, è perché si è salvato le banche, si è preferito innescare una crisi economica pur di salvare le banche. E quindi quel processo di privatizzazione, di salvataggio delle banche, inizia lì. E anche lì è tutto chiaro, si ripete tutto, fino ai nostri giorni, come se davvero questi vizi congeniti ormai fossero talmente incancreniti che non possiamo più farne a meno, possiamo soltanto in qualche modo assistere impotenti ad una cancrena che ormai è sempre più devastante. E quindi tutto questo nella età giolittiana, poi insomma tanti altri episodi anche molto simpatici. Un episodio a cui io tengo particolarmente è quello di Maria Sofia di Borbone, anche quello è un episodio magari poco noto, l'ex regina del Regno delle Due Sicilie, che continua a combattere la sua battaglia sempre e comunque per riconquistare il suo regno, la sorella di Sissi, no? La bellissima Sissi, e finanzierebbe a detta di Giolitti, quindi trovato nelle carte Giolitti, non è che lo dice Antonella Grippo, finanzia gli anarchici e probabilmente finanzia proprio Gaetano Bresci per l'assassinio di Umberto I. Quindi vedere questa regina che non si ribella, che non si rassegna alla fine del suo regno, ma che continua a trovare delle metodologie, dei metodi per scatenare la popolazione contro i Savoia, e Giolitti, che da ministro dell'interno prima, da presidente del consiglio poi, è terrorizzato da questa donna, tanto da farla seguire, e ci sono tutte le carte, che appunto i documenti che attestano proprio come gli agenti segreti di Giolitti seguissero costantemente la regina Maria Sofia, e la strana morte in carcere di Bresci, la strana morte di molti anarchici, mi viene da dire, in carcere, no? Sempre morti opportune, sempre che cadono al momento opportuno. E quindi poi l'ultimo libro, 1915, l'unità d'Italia, la prima guerra mondiale, la grande guerra, e anche lì tutto è stato già scritto sulla grande guerra. Cosa scriviamo? Su cosa lavoriamo? Lavoriamo sulla nascita dei servizi segreti. Molto si sa della grande guerra, delle strategie dei generali, delle battaglie, sappiamo tutto, sono stati scritti tantissimi libri. Pochi si soffermano sul fatto che la nascita ufficiale dei servizi segreti in Italia nasce con la Grande Guerra. Dico ufficiale perché, come vi ho raccontato prima, già Giolitti in realtà aveva un suo servizio segreto, ma già Cavour aveva un suo servizio segreto, ma non erano i servizi segreti dello Stato italiano. La nascita dei servizi segreti avviene proprio nello scenario della Grande Guerra, perché ovviamente è necessario, sia dal punto di vista militare ma sia dal punto di vista civile, tenere sotto controllo una gran parte della popolazione. Dal punto di vista militare, perché il cambiamento di alleanze di cui parlava Andrea prima, noi passiamo dalla triplice all'intesa, il famoso giro di valzer, no?
Ma come è avvenuto questo giro di valse? Ma chi lo ha favorito? Sui libri di storia, la firma del patto di Londra. Ma che cosa ha preparato la firma del patto di Londra? Anche qui ritroviamo sempre gli stessi nomi, ritroviamo delle persone. Per esempio, ne cito una tra tutti, un certo Rothschild, penso che il nome vi sarà abbastanza noto, poco prima del passaggio dalla triplice all'intesa, bussa, banchiere, famosissimo ovviamente, alle porte del nostro ambasciatore a Londra, Guglielmo Imperiali, per favorire proprio quello che doveva essere il passaggio che poi in realtà avverrà e sarà sancito dalla firma del patto di Londra fatta da Salander e Sonnino. Quindi il cambiamento di alleanza. Quindi un banchiere, forse uno dei più importanti del mondo, il più importante, no? Sicuramente banchiere di Londra, una delle famiglie più importanti al mondo, che, caso strano, chiede a Guglielmo Imperiali, il nostro ambasciatore a Londra, esattamente che l'Italia faccia quel percorso che poi puntualmente l'Italia farà. Quindi il debito di cui parlava Andrea prima. Certo, è un piccolo episodio, ma ce ne sono tanti altri a corollario di questo che possiamo citare per dimostrare come quel debito dell'Italia, contratto dall'Italia per il Risorgimento, contratto dalla Corona dei Savoia, perché dobbiamo dare l'importanza a questa corona che tanto male ha fatto al nostro paese dall'Unità d'Italia al fascismo, e quindi dobbiamo sempre ricordare il male che i Savoia hanno fatto al nostro paese, dall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale, caso strano troviamo questa famiglia di banchieri che interviene costantemente proprio per questo cambiamento geopolitico, geostrategico di alleanze che ci porterà alla firma del patto di Londra, in uno scenario che è totalmente, dal punto di vista militare, per noi devastante. Il povero Cadorna, poi magari parleremo anche un po' di più di Cadorna, che ha fatto degli errori tremendi nella Prima Guerra Mondiale, però in questo caso, cioè nella prima fase della guerra, si trova ad affrontare con un esercito allo sbaraglio e veramente mal vestito e peggio armato, si trova ad affrontare dei nemici con cui prima era alleato, e quindi tutti i piani di battaglia vanno cambiati, e quindi la guerra dei codici dei servizi segreti, tutti i codici, perché i nostri ex alleati, l'Austria e l'Ungheria, conoscono benissimo i nostri cifrari, conoscono i nostri piani di battaglia, e quindi dobbiamo cambiare una serie di obiettivi strategici dal punto di vista militare a cui siamo completamente impreparati, perché non siamo assolutamente in grado di fare tutto questo. I servizi nascono proprio con questo vulnus di fondo, con questo problema di fondo, perché nascono non alle dipendenze di un Parlamento, di uno Stato, ma già alle dipendenze del Presidente del Consiglio di turno dell'epoca, che era Salandra. Salandra, che vuole fortemente questa guerra insieme a Sonnino, perché i due principali responsabili, sempre insieme al re, sono Salandra e Sonnino, ministro degli esteri uno, presidente del consiglio l'altro, che vuole questa guerra e che quindi indirizza i servizi segreti. Non a caso all'interno dei servizi segreti ci sono agenti trentini, ovviamente irredentisti, perché vogliono fare la guerra all'Austria-Ungheria ritenendola un nemico. Li indirizza facendo dei servizi segreti alle dipendenze del Presidente del Consiglio. Quindi una funzione privatistica quasi dei servizi segreti, che ci dimostra come i servizi segreti nascono già male, fin dai suoi primordi, fin dalle origini. Deviati, questa è una parola appunto su cui io mi soffermo, perché ho avuto un cambiamento, anche se vogliamo, perché si è un po' abusato, secondo me, della parola deviati, nel senso che sono deviati perché fanno delle operazioni che oggettivamente sono sbagliate, ma non sono deviati nel senso che sono perfettamente alle dipendenze del Presidente del Consiglio. Quindi il problema, fino agli anni di piombo, se poi vogliamo ne parliamo anche di questa espressione che troppo spesso si utilizza, servizi segreti deviati, in realtà
sono ortodossi, esatto, servizi segreti, perché loro fanno esattamente quello che il presidente del consiglio di turno gli dice di fare. Certo. Quindi deviati è anche comodo, perché si scarica. Facciamo di nuovo solo per un momento l'esempio di Garibaldi, ma se l'impresa di Garibaldi non fosse riuscita, ma avrebbero scaricato anche lui, avrebbero detto ma noi non sapevamo niente, ha fatto tutto lui, poi gli è andata bene e quindi diventa un eroe, diventa il padre della patria. Questa è la logica anche dei servizi, tanto è vero, e a dimostrazione di questo cito solo un fatto e poi taccio e aspetto le vostre domande, che se non fosse riuscito a Salandra di portare il paese in guerra contro la maggioranza del Parlamento, ripeto, contro la maggioranza del Parlamento che era neutralista, Salandra aveva già un piano di riserva ed era quello di uno sconfinamento armato fatto proprio dai servizi segreti italiani, irredentisti, in Austria, in maniera tale da provocare il casus belli e saremmo entrati lo stesso in guerra anche senza la firma del patto di Londra. Quindi, questo perché ho citato proprio questo episodio? A dimostrazione del fatto che se questo sconfinamento armato fosse andato bene, e allora, ok, Salandra ci avrebbe messo il cappello politico, se fosse andato male avrebbe detto io non li conosco. In realtà il piano lo aveva preparato lui e aveva dato lui il piano ai servizi per lo sconfinamento armato. E insomma raccontiamo tutte queste belle cose. Ti voglio subito chiedere una cosa che c'è nel tuo libro. Tu a un certo punto fai un'affermazione dove dici che una delle cose messe in piedi con la prima guerra mondiale è quella dell'eliminazione della morte estesa di contadini e operai, perché, sì, perché ci deve essere questa strage immane in tutta Europa. Sì, sentiamo anche se ci sono domande dal pubblico. Sì, uguale, ma tanto è una risposta lapidaria, perché c'era la paura del socialismo che avanzava, la paura di questo di questa rivoluzione, di questo spettro che ormai era devastante. Non a caso abbiamo citato una frase che io ritengo importante di uno storico che non ha niente a che fare con il mondo della sinistra, che però Cardini, che però dice questa frase qui che vado a leggervi, che è chiarissima, l'eliminazione fisica, questo lo dice Cardini, quindi non un pericoloso marxista, di una parte non indifferente di quanti in Europa si organizzavano per richiedere una società più equa e una diversa ripartizione delle risorse, appariva ai più cinici addirittura utile. La guerra era vista come una sorta di valvola di sfogo per una popolazione divenuta troppo numerosa e, aggiungo io, potenzialmente pericolosa. Cioè, ormai questo spettro si aggirava per l'Europa, l'Italia aveva una paura tremenda, Salandra, conservatore Salandra, aveva una paura tremenda che una rivoluzione potesse essere innescata anche in Italia, ricordiamo i fasci siciliani di qualche tempo prima, e quindi comunque la paura che queste masse contadine, che queste masse proletarie potessero trovare la loro rivoluzione, il loro sfogo rivoluzionario. Cito un libro di Del Carria, Proletari senza rivoluzione, no? Ecco, questi proletari potevano trovare la loro valvola di sfogo rivoluzionario, potenzialmente scendere nelle piazze, potevano diventare pericolosi, potevano innescare un fenomeno di tipo rivoluzionario, e questo ovviamente era guardato come fumo negli occhi da Salandra, dal Parlamento, e doveva essere disinnescata. Bisognava dare uno sfogo a queste masse, lo sfogo essenziale era la guerra, ma anche qui niente di nuovo. Cioè oggi vediamo un processo che purtroppo, io dico davvero purtroppo con tanta angoscia nel cuore, potrebbe prendere le stesse piene. Purtroppo vediamo che determinati processi si ripetono nella storia, e la guerra è necessaria quando la popolazione diventa rumorosa e va zittita. Posso? Certo. Io sto studiando adesso a scuola, essendo in quinta liceo, appunto il periodo della prima guerra mondiale. Sul mio libro la guerra viene presentata come una cosa quasi voluta dal popolo, no? Come se appunto la gente addirittura dice corre ad arruolarsi, sì, corre, nel caso appunto in cui rimanessero indietro, se no non riuscirono a entrare nell'esercito. Ora, sì, sì. Vista la guerra in generale, non è che la gente proprio impazzisce all'idea di andare a morire nelle trincee.
quindi volevo sapere intanto il perché secondo lei viene presentata così in modo esaltato e se appunto dai documenti che ha letto se è così vero che c'era questa corsa all'annullamento, che io non penso. Assolutamente no. Ma proprio per niente, perché tolti D'Annunzio e pochi altri futuristi, la maggioranza della popolazione italiana e la maggioranza del Parlamento, cioè questa è la cosa da sottolineare, non solo la gente che materialmente poi è stata macellata nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, ma la maggior parte del Parlamento non voleva questa guerra, il Papa non voleva questa guerra e continua a fare degli appelli per evitare la guerra, quindi la maggioranza della popolazione ha assolutamente non voleva la guerra. Questa corsa all'arruolamento non c'è ed è funzionale a quelle belle leggende che continuano a narrarci, perché l'Italia ha bisogno di questi eroi, no? Quindi ha bisogno di raccontare il risorgimento in un certo modo, perché non si può raccontare in maniera diversa l'unità d'Italia, non si può raccontare in maniera diversa i padri della patria, non si possono raccontare i 5 milioni e 600 mila italiani al fronte, 5 milioni e 600 mila italiani al fronte, 60.000 prigionieri di cui si è persa ogni traccia, e ancora perché i numeri hanno la loro valenza, 500.000 invalidi e mutilati, un problema sociale enorme, e 600.000 morti italiani, cioè nel fango delle trincee, nel gelo delle Alpi, una guerra che non era assolutamente voluta dalla maggioranza della popolazione né dal Parlamento italiano, quindi non c'è questa corsa, però è necessario costruire le leggende. Giolitti sul Risorgimento dice: non è bene sfatare leggende che sono belle, quindi lui è consapevole del fatto che il Risorgimento è una bella leggenda, ma non è bene sfatare queste leggende. Ma guarda che nel 150enario dell'Unità d'Italia hanno continuato a fare la stessa cosa. Quando siamo andati, perché siamo stati invitati anche noi, non so come mai, perché un libro del genere doveva essere aburrito dal Presidente della Repubblica, però quando siamo stati invitati alla Presidenza della Repubblica, forse non l'aveva letto, non lo so, ma secondo me perché aveva venduto talmente tanto, perché la popolazione, il popolo vero proprio, con viva e vibrante partecipazione ha comprato il libro e quindi non si è letto le loro stronzate, Galasso, che ovviamente era il mentore del Risorgimento, ha continuato a dire: ma degli storici minori, perché ovviamente noi non siamo storici, ma manco vogliamo esserlo, io sono una professoressa di liceo, non me ne frega niente di essere uno storico, non c'è problema, non, cioè se sono loro gli storici che non vedo in archivio mai, va bene, non c'è problema. E quindi Galasso ha continuato a dire: ma questi storici minori non hanno prodotto nulla, non c'è nulla di nuovo che è uscito sul Risorgimento, come se qualcosa di nuovo dovesse uscire per forza dagli storici minori e non da loro che sono le divinità della storia. Per la Prima Guerra Mondiale è successa e succederà la stessa identica cosa, cioè non possiamo andare a sfatare. Non si può parlare di guerra imperialista, non si può parlare di masse che sono morte, di popolazioni sterminate, non si può parlare di quello che è avvenuto, per esempio quello che faceva fare Cadorna, lo vogliamo ricordare? Dillo alla tua professoressa di storia. Cadorna, quando i nostri militari tardavano ad avanzare con veemenza contro il nemico al grido di avanti Savoia, gli piazzava le baionette dei nostri carabinieri alle spalle, quindi i nostri soldati erano costretti a scegliere se morire per il fuoco austriaco o se morire per le baionette dei carabinieri alle spalle. Cioè voglio dire, ma questo lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire ai nostri ragazzi? Vogliamo dire che nella Prima Guerra Mondiale è stato fatto questo? Perché altrimenti non ci capiamo, perché altrimenti continuiamo a celebrare il Risorgimento, l'età giolittiana, la Prima Guerra Mondiale come se fossero dei grandi fenomeni di massa, quando il popolo stava da un'altra parte, il popolo non stava col Risorgimento borghese, il popolo non voleva la guerra imperialista e borghese che era la Prima Guerra Mondiale, non la voleva. Abbiamo ancora oggi un problema legato alla Prima Guerra Mondiale che ci trasciniamo da 100 anni. L'eroina nasce in quel periodo.
E la prima diffusione di massa delle droghe avviene proprio, si chiama eroina, proprio la droga degli eroi, degli eroi. Soldati, la droga degli eroi, del soldato che va al fronte e quindi in modo eroico viene ferito, no? E per diciamo, lenire i dolori delle ferite, delle operazioni a cui è sottoposto, gli veniva somministrata l'eroina, che poi si diffonde sempre di più e la borghesia ne capisce l'utilità sociale, no, dal suo punto di vista, e ottiene un enorme guadagno economico, ma tiene a bada anche una popolazione che può essere un elemento, un soggetto critico, quindi uno dei modi per rincoglionire, diciamo, i propri sudditi, no, è proprio quello di distribuire a larghe mani gli stupefacenti. E l'alcol. E l'alcol. Perché anche l'alcol, l'altro versante è tanto alcol. Noi raccontiamo una storia che è quella di Pipco, perché diciamo il gioco che noi facciamo anche per rendere più semplice il libro è quello di raccontare quelle che un tempo si chiamavano le storie dei marginali, cioè piccole storie di persone sconosciute e attraverso queste piccole storie delineare il grande quadro della grande storia. E appunto in una di queste storie che raccontiamo nel libro c'è proprio questo uso massiccio di alcolici e di cognac, sì, e di eroina, proprio per assordire in qualche modo i soldati e mandarli a morire, anche perché oggettivamente la morte che li aspettava era una morte atroce, per non parlare dei gas, no? Ricordiamo che nella prima guerra mondiale sono stati usati per la prima volta i gas, l'iprite, e quindi l'iprite, il fosgene, cioè tutti gas che provocavano una morte sconvolgente. Le maschere antigas di cui erano dotati i nostri soldati non erano assolutamente in grado di poter nemmeno lenire o resistere a questi gas, quindi eravamo, allora il libro ovviamente è sui servizi segreti, però naturalmente ci sono anche dei passaggi su questo tipo di storie. Dal punto di vista militare noi eravamo impreparati assolutamente ad affrontare le battaglie della Grande Guerra, dal punto di vista delle dotazioni, gli scarponi fatti davvero con la suola di cartone, cioè non sono storie che si raccontano, è la verità. E completamente impreparati, la maggior parte, scusatemi se ritorno su questo punto, ma erano contadini meridionali, perché si celebrano sempre, no, gli alpini, ma erano anche disabituati completamente a quel clima, e quindi è ovvio che la difficoltà era due volte di più, era sicuramente maggiore, e quindi è un disastro, nessuna volontà di eroismo. Io vorrei una domanda, dare un piccolo contributo, certo, insomma, da buon calabrese, da buon calabrese, quando ha parlato di brigantaggio, no? Mi è venuto, come dire, un batticuore, no? Un batticuore, perché si è mistificato tanto, si è detto tanto, no? Che parte del brigantaggio, quando è stato combattuto, abbia rimpinguato le file della mafia, diciamo la parte peggiore, quelli che comunque erano banditi e magari, certo, si affiliavano giusto per, comunque, per darsi alla macchia, poi sono andati dall'altra parte. Ma il fenomeno mafia è un fenomeno veramente diverso, come ha spiegato, certo, bene la Gip, effettivamente, Antonella. Era un discorso legato più alla grande borghesia, ai grandi proprietari, certo, di aerei. Io sono sempre stato un appassionato di storia, non ho studiato storia all'università, però comunque è qualcosa che mi porto sempre dietro. E da ragazzino, quando studiavo l'Unità d'Italia, vabbè, insomma, ero ragazzino, quindi non potevo capire determinate cose, ma alcune cose non mi tornavano bene. Io feci questa domanda alla professoressa. Quando si parla sempre di questi picciotti. La professoressa, ma chi erano i picciotti? Erano dei mafiosi? Non erano dei mafiosi, erano dei picciotti, dei romantici. Ma questa cosa non la capivo, insomma, no? E da quello che risultava, insomma, nei libri, con pochi collegamenti logici, si capiva che questi picciotti non erano nient'altro che mafiosi, o comunque diciamo una protomafia. E Garibaldi, oltre alle rotte tracciate dei contrabbandieri, entrò in Sicilia con l'aiuto degli inglesi e dei mafiosi, ma il discorso si ripete anche nella Seconda Napoli. Guerra Mondiale. Ah, certo, l'abbiamo detto. E lo stesso avviene in Calabria,
dove si forma la, l'andrangheta, che è molto legata alla massoneria, più di tutte le altre. Cioè è proprio il rito massonico tipico dell'andrangheta. Lo stesso in Campania con l'aiuto della Camorra. Sì. Cosa che ha pesato dopo l'Unità d'Italia, e che comunque, perché per me non c'è stata mai un'Unità d'Italia, c'è stato solo l'inizio di una questione meridionale forzata, no? Per quanto poi non voglio passare da neo-borbonico, perché insomma, anche il regno borbonico aveva, cioè il regno dispotico, sicuramente meno di se voglio, e aveva insomma, non c'è dubbio, e aveva i suoi difetti, però alla fine l'Italia, il Piemonte favorì lo sviluppo delle mafie anche come agente di controllo nel meridione, quindi certo. è stata l'Unità d'Italia a favorire la mafia, non era qualcosa di congenito o tipica, no, del terrone, di gente, come si diceva al nord, gente sporca fin da subito, gente sporca, gente di basso livello, insomma, sì. E quant'altro, un meridione impoverito dall'Unità d'Italia che si è trovato a pagare gabelle, tasse sul macinato e la tassa sul grano doppia, nonostante il meridione produceva più grano del resto d'Italia, cosa che ha affamato il meridione. La cosa che diceva lei, molto interessante, si dice che c'è stata una partecipazione di popolo, nemmeno il Parlamento, 75 contro, 75 favorevoli alla guerra, su quanto, su 500 deputati all'epoca era il Parlamento, una roba del genere, 75 votarono a favore, ci fu un colpo di Stato del re. Cioè, e di Salandra. Cioè il Parlamento è di Salandra. Sì, loro due sotto. Che il Parlamento non ha mai avuto una grande importanza nell'Italia, sia diciamo certo. Pre-guerra, sia dopo la guerra. Però il re è Salandra, che dentro ascolto strumentalmente ha una piazza fatta di nazionalisti. A quel bandito di D'Annunzio, che adesso passa per grande poeta, è corrotto. Un corrotto moralmente e anche economicamente. Era indebitato, lui andò a Fiume per arricchirsi e nient'altro, no? Cioè, quindi, cioè, questo fattarello, quando invece la maggior parte della popolazione era tenuta anche nell'ignoranza, però la maggior parte della popolazione, anche se ignorante, non ha mai voglia di combattere o di andare al martirio. E il fatto che anche l'esercito stesso non voleva questa guerra per tanti motivi, no? Tranne gli alti ufficiali, tra cui Cadorna, che era un indegno incredibile, fece delle decimazioni incredibili, perché non si prese lui le colpe per Caporetto, perché lui ha fatto, cioè, una strategia sbagliata. E forse c'era anche, cioè, l'Italia praticamente come forza contrattuale aveva più che altro il numero dei morti avuto. Certo. Cioè più morti nell'esercito della popolazione c'erano, più l'Italia sul tavolo della trattativa sono pesati solamente quelli. Perché da un punto di vista militare abbiamo fatto schifo. Però c'è una cosa: l'indebitamento, cioè il costo della guerra del 1915 ha pesato sull'Italia come nessuna nazione, forse la Germania, ma la Germania era organizzata in un certo modo. Praticamente il costo della guerra del 1915-18 per l'Italia è stata di 148 miliardi di euro, per darvi un termine di paragone, 148 miliardi di lire, per darvi un termine di paragone, dal 1961 al 1915 i costi dello Stato sono stati la metà, cioè sono stati grossomodo di 70 miliardi di lire, cioè la guerra è costata il doppio di tutte le spese che c'erano state prima. Il fatto che l'esercito stesso non fosse a favore di questa guerra, perché poi era fatto da contadini, la dice sui disertori, 150.000 disertori, la gente scappava perché si rendeva conto effettivamente che era una guerra, che era una guerra ingiusta, quindi c'era un morale bassissimo. Quindi tutte queste... E l'Italia si indebitò fortemente, tutto questo poi ha pesato nel resto, e ha pesato poi sull'avvento del nazismo. Ma c'è anche del fascismo. Ma c'è anche chi si è arricchito, però. Cioè, se l'Italia si è indebitata, l'Ansaldo, le Acciaierie di Terni, la Fiat si sono arricchiti con le commesse militari. Pensa che il capitale Ansaldo è passato da 45 milioni a 135 milioni, cioè i pescecani cosiddetti, no, della guerra, che poi sono sempre gli stessi nomi anche qui, che ritornano.
si sono continuati ad arricchire in una maniera spropositata sulle spalle, sulla pelle delle persone che sono morte. Gli spunti che tu hai dato sono tantissimi, perché la Camorra a Napoli, ma vogliamo ricordare Liborio Romano? Garibaldi arriva a Napoli, mette Liborio Romano. Liborio Romano come governatore della città sa che non riesce a governare quella città, perché è una città assolutamente ingovernabile. Prende i camorristi, prende Tore Crescenzo, così si chiamava il camorrista di Napoli più importante, e gli dice: tu devi mantenere l'ordine pubblico. Quindi i camorristi vengono promossi a tutori dell'ordine pubblico, con tanto di memorie storiche in cui Liborio Romano rivendica la scelta che ha fatto, perché altrimenti, dice, sarebbe stata una città ingestibile immediatamente, come era stato nel 1799 con il sanfedismo. Il brigantaggio unito alla parte dell'esercito borbonico ancora fedele, quella piccola parte che non era stata prezzolata con i soldi inglesi, con piastre d'oro turche, e questo ci dice tanto, perché gli inglesi corrompono la marina napoletana con le piastre d'oro arrivate dalle logge massoniche turche. Quindi vedete che passaggio sconvolgente era stato fatto. E come la Turchia è importante per oggi. Ancora oggi, quindi veramente ci sono dei corsi e ricorsi storici che fanno spavento. E quindi Liborio Romano mette i camorristi ufficialmente nelle sue memorie, lui lo rivendica come una grande operazione di stabilizzazione, perché altrimenti sarebbe stato ingovernabile. Quindi gli spunti che tu dai sono assolutamente giusti. L'ultima cosa, proprio giusti, perché hai nominato Lanzaldo. Lanzaldo fu il primo finanziatore del fascismo. È il primo, certo, finanziatore di Mussolini, certo, grazie ai soldi del Lanzaldo e di altri industriali, e soprattutto soldi francesi e inglesi. Mussolini passò da una neutralità attiva, sì, una neutralità, diciamo, come sì, si dice, così. Così, però no, no, un nome specifico, sì, condizionata, a invece a una, l'essere più servente tra gli interventi. Infatti il popolo d'Italia fu finanziato, certo, in particolare dall'Ansaldo, che poi dall'Ansaldo e dalla massoneria, dagli industriali dello zucchero, certo, gli industriali dello zucchero, tra l'altro, e chiudo perché poi non vorrei fare un'esegesi, ma non è compito mio, cioè, l'ultima cosa è che poi questi qua chiesero conto a Mussolini, certo, e permisero a Mussolini di prendere il potere, certo, nonostante le elezioni del 19 a Milano, che era roccaforte, diciamo, dei fasci, presero 5.000 voti, certo, su 200.000, certo, dei socialisti. Ma perché? Milano. Tanto roccaforte è un modo di dire, quattro gatti sempre. Sì, 5.000, no? Però chiese conto perché? Perché nel 19 e poi il 20, con l'avanzata dei socialisti, anche Giolitti in qualche modo, Giolitti fa il blocco, alla fine anche Giolitti si convinse di tassare i profitti della guerra. Quando si parlò di tassare i profitti della guerra e i grandi industriali che si erano arricchiti, il fascismo, certo, decollò, perché doveva difendere gli interessi. Che tu dici è assolutamente giusto e condivisibile. Aggiungerei soltanto di ricordare sempre l'attore principale che è alla base di tutto questo, che è la massoneria, perché la persona che materialmente ha passato questa tangente, questo zuccherino a Mussolini per il suo passaggio dal neutralismo all'interventismo era Filippo Naldi, per conto di una parte della massoneria. E quindi la massoneria, e questo ce lo dice una fonte interna alla massoneria stessa, che è la MOPSA Maria Rigger, no? Lei stessa dice: io avevo consigliato a Barrère, che era l'ambasciatore francese, di spaccare il fronte socialista, perché il fronte socialista non poteva essere compatto per il neutralismo. Quindi dovevamo trovare un personaggio in grado di spaccare il fronte socialista. E dice lei, quindi la MOPSA, cioè la massona donna, perché è una particolare affiliazione, appunto, quella della MOPSA, sostiene: non avrei mai pensato che Barrère, cioè l'ambasciatore francese massone, sarebbe riuscito addirittura a guadagnarsi un personaggio così importante come Benito Mussolini. Lei pensava ad una figura di secondo piano. Tra l'altro, vi dico di più, forse lo sapete, non lo so, nelle carte dei nostri servizi, in particolare nelle carte dell'Ufficio Centrale di Investigazione, che è, diciamo, il primo nucleo del controspionaggio italiano,
nelle carte del Luce, Mussolini era già tenuto sotto controllo. Certo. Quindi c'è Gasti, questo questore implacabile, insomma, che fa già uno screening dettagliato di Mussolini, addirittura dei suoi rapporti con le varie donne, la Dal Serre, tutto era già emergeva già da queste carte, c'è tutto nelle carte di Gasti. Quindi Luci, l'Ufficio Centrale Investigazione, tiene strettamente sotto controllo Mussolini perché lo ritiene appunto un personaggio emergente, un personaggio che di lì a poco potrebbe emergere in, nel modo insomma che poi tutti noi tristemente conosciamo dell'epoca. Ed è sconvolgente vedere questa cosa. Tra parentesi, voglio dire, sempre seguendo il filo rosso dei servizi, ricordiamoci che Luci e il servizio di informazioni, dopo la parentesi del fascismo, diventano l'ufficio affari riservati di Federico Umberto D'Amato, che negli anni di piombo purtroppo ha fatto tutti i danni che ha fatto. Nel libro Massoni, che c'è qui, guarda caso, sì, l'uomo fondamentale in tutta la strategia eversiva del nostro paese, viene citato come membro di una superloggia massonica. L'autore che scrive questo libro, massone, è Giole Magaldi, dice che lui apparteneva alla componente più reazionaria, alla famosa loggia dei tre occhi, no? Sì. Cioè, tradotto Three Eyes in inglese, che guarda caso aveva dentro appunto personaggi come i Rothschild, i Rockefeller, i Cuccia, no? Certo. Tutti questi personaggi vari, tutta Mediobanca, esatto, tutto il filone di Mediobanca, e Federico Umberto D'Amato faceva parte appunto ed era l'uomo più importante di tutto l'establishment dei servizi italiani, tanto è vero che fa anche una fine strana, no? Lui muore in macchina, viene trovato morto, ma era il depositario veramente di tutti i segreti, di tutti i meccanismi di eversione. Se volete capire di più questa figura, ci sono i libri di Stefania Limiti che lo descrivono molto bene, perché ha fatto un'accurata indagine sul personaggio e su quel periodo. Se avete altre domande... Non ci sono altre domande al pubblico. Volevo chiedere a Antonella due cose. Uno, diretta proprio, perché gli inglesi spingono così tanto per allargare l'unità d'Italia? Perché si intromettono così tanto nelle questioni italiane? Quale tipo di interesse avevano? E poi l'altra è, per arrivare all'Europa di oggi, questa favoletta che ci hanno raccontato ultimamente del Natale del 1914, in cui si sono fermati, sì, hanno smesso hanno fatto questa tregua umanitaria. Sì, questa tregua così autogestita, no? Diciamo, hanno smesso di sparare da una parte e dall'altra del fronte, viene messa come il momento di nascita così dell'unità europea. Ecco, come vedi questa dell'Unione Europea? Come vedi questa operazione, definizione, questa favoletta? Come operazione, sì, appunto. Operazione. Cioè sono operazioni, cioè sono cover action, azioni coperte o azioni meno coperte, però rientrano sempre nella stessa logica. Allora, andiamo in ordine. Il ruolo dell'Inghilterra. Il ruolo dell'Inghilterra è un ruolo, prima di cosa, collegato alle due corone, quindi i Savoia hanno sempre questo canale privilegiato con l'Inghilterra a livello di corone, perché l'Inghilterra voleva, immaginava una Italia e un'Italia monarchica, anche in funzione antifrancese, quindi un risorgimento sì, un risorgimento fatto a guida Savoia, un risorgimento che, elemento anche questo da non sottovalutare, doveva completamente distruggere lo Stato della Chiesa, no? Perché anche qui c'è un'alleanza protestante, cioè ad un certo punto Cavour muove, lo dicevamo prima, i valdesi, perché i valdesi sono sempre stati la longa manus fin dal risorgimento degli evangelical nella nostra penisola, quindi muove i valdesi perché sono quelli collegati direttamente agli inglesi in funzione anticattolica, quindi vediamo un po' che tipo di lavoro c'è. E
Cavour dice: chi avrà la Sicilia sarà in grado di controllare non solo lo stretto, ma il canale, e quindi è necessario che la Sicilia debba divenire feudo dei Savoia, debba, e per i commerci sarà fondamentale. La Francia, quindi, e quindi è fondamentale questa... Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? Sì, anche perché nel mondo, cioè, questa cosa dell'Economist è interessante perché dimostra anche la gerarchia dei poteri. Certo. Cioè il fatto che la Francia che però ha sempre un barone Rothschild presente sul suo territorio, certo, come l'aveva il Regno delle Due Sicilie, dove c'era un barone Rothschild che era lì a controllare, certo, a capire cosa doveva fare per conto della grande famiglia dei banchieri a cui lui apparteneva, che erano uno a Francoforte, uno a Londra, uno a New York, no? Sì. Ce n'era uno appunto nel Regno delle Due Sicilie, e collocandoli in modo, no, strategico, in Germania, no? Certo. In Germania mi pare che ne avesse più di uno, comunque insomma li aveva piazzati un po' dappertutto, di conseguenza conosceva in modo estremamente rapido con la famiglia com'era l'andamento, diciamo, dei commerci. La Reuters, no? È una, l'agenzia Reuters, fondamentale per capire lo stato dell'arte del mondo, è una loro emanazione. Lo stesso Napoleone viene sconfitto dietro una manovra speculativa dei Rothschild, certo, no? Quindi lui perde una battaglia perché un massone dentro il suo esercito arriva 4 ore dopo, no? E quelle 4 ore sono fondamentali perché Napoleone viene stremato a Waterloo, no? Se fosse arrivato prima, e come lui aveva previsto, avrebbe vinto e modificato gli assetti e gli equilibri tra l'Inghilterra e la Francia. Esatto, erano d'accordo perché appartenevano alla stessa loggia di Wellington. Quindi, allora, il problema è che questi ambienti sono fondamentali e strategici per riuscire a governare il mondo. E i banchieri, nel vertice della piramide del potere, sono sempre ai vertici. E difatti, nel libro anche di Magaldi, no, del Trattato del Massone, dice proprio quanti sono questi banchieri inseriti in queste superlogge, che sono fatte di persone decisamente poche, insomma, si possono contare su il numero di 2 mani, 3 mani al massimo, ecco. Il problema è questo, insomma, l'Italia è stata unificata da questi poteri e oggi noi abbiamo rischiato anche di essere smembrati come nazione, sì, dopo che ci hanno unificato, certo, perché nel periodo degli anni 90, con l'apparire di certi partiti teleguidati, eterodiretti, che aveva la Lega e compagnia, e che guarda caso, tu prima hai citato Renzo Del Carria, che ha scritto Proletari senza rivoluzione, che era un critico del Partito Comunista. Renzo Del Carria è il fondatore della Lega, sì, è uno dei fondatori. Poi è entrato in Forza Italia. Esatto, e poi entra in Forza Italia. E come, attenzione, anche certe dinamiche ipercriticità che nascono, certo, no, contro il Partito Comunista, che era l'unico che aveva una visione di unità del paese, però basandosi sulla classe operaia, sul proletariato, che questo paese sta insieme nel momento in cui il proletariato è unito in interessi generali che diventano gli interessi più importanti del paese. Questa cosa oggi, diciamo, noi come nazione siamo a rischio perché il proletariato non è più così unito e la borghesia, i grandi banchieri e tutti i loro organi di stampa, i vari media possono penetrare con più facilità nelle nostre zucche e veicolare tutta una serie di strategie che sono funzionali ai bisogni loro, e tra questi bisogni ci può essere la separazione, la divisione, oppure la lotta tra religioni, perché oggi va molto di moda a quanto pare, no? Certo, certo. E esattamente in questo discorso, continuando questo discorso che ha fatto Andrea, che possiamo inserire anche la domanda che hai fatto tu, Paola, sull'Europa, no? Perché se in un certo periodo della storia degli stati, quindi della storia dell'Europa, cioè per tutto l'Ottocento, era necessario e funzionale ad un certo progetto lo Stato nazionale, in quanto Stato nazionale, quindi le varie unificazioni degli stati europei, adesso lo Stato nazionale è un nemico da battere e quindi
quindi le operazioni che vengono fatte per le leghe, io lo uso sempre al plurale perché anche il tentativo della Lega Meridionale iperfinanziata, no, con le mafie eccetera, viene fatto proprio perché adesso quell'unità nazionale deve essere messa in crisi anche in una logica sovranazionale che è la logica europea, che ovviamente così non può funzionare assolutamente, non ha senso in questo modo, cioè è una espropriazione semplicemente delle sovranità nazionali, un regalo ovviamente alle banche delle nostre monete, perché naturalmente noi, non avendo più una moneta nazionale, non avendo più delle banche, abbiamo questa banca centrale guidata da chi? Draghi, anche lui nominato più volte da Magaldi, ovviamente massone anche lui, appartenente a queste super logge, quindi voglio dire anche la massoneria ormai diventa una categoria desueta perché siamo andati al di sopra, funzionale a quella logica, se vogliamo continuare questo discorso, a quella logica del nuovo ordine mondiale che è il governo unico, cioè il governo unico mondiale, quindi l'imperialismo massoborghese, ricito, portato al massimo livello, in cui veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, cioè perché se questo è il progetto e se funziona in questo modo, davvero è molto pericoloso. Ma quindi quelle favolette che poi ci raccontano, anche qui è un'operazione di propaganda, è una psyops, un'operazione di guerra psicologica, perché ormai si sa che ci sono delle non è più negabile, voglio dire, che la gente, non è più possibile raccontare le storielle che sono raccontate sui nostri libri di storia, e quindi ti dicono che sì, una parte della popolazione non voleva combattere, che si uniscono a Natale, siamo tutti più buoni, per non dire dei mutilati, degli invalidi, delle operazioni che invece hanno una valenza che è di tipo politico, cioè diamo la storia, la favoletta con un po' di buonismo e non diciamo quella che è, voglio dire, il problema politico che è alla base della grande guerra, così siamo tutti più buoni, tutti più contenti. Però c'è un dato nella storia che bisogna rilevare, che mentre i capitalisti appunto organizzano le guerre anche perché hanno un bisogno strutturale della guerra, perché le guerre di questa portata nascono anche dietro a fattori di crisi, di sovrapproduzione. La crisi del 1907 è stata determinante per far partire il bisogno della prima guerra mondiale, di un ridisegnare anche gli equilibri, perché dentro le concezioni della classe borghese c'è un elemento filosofico, una concezione, un'idea forte, un'ideologia che è la selezione di tipo darwiniano della specie umana, cioè gli esseri umani devono essere sottoposti alle regole che la natura, no, fa per conto suo in modo spontaneo. Bene, la massoneria assume su di sé questa cosa, la fa propria e la determina, perché la massoneria è convinta nei suoi processi e nelle sue discipline esoteriche, nelle sue manovre interne, di essere, se volete, all'altra presentazione del mio libro abbiamo fatto sentire questo gran maestro che diceva espressamente questa cosa che vi dirò adesso, perché loro sono convinti che grazie alle pratiche gnostiche, alle pratiche esoteriche, di essere Dio che opera nella storia. Chi si sottopone a quelle pratiche diventa Dio e può operare e fare le cose che una divinità può fare, quindi tutto, senza esclusione di colpi, come si dice. Questa cosa l'hanno dichiarata pubblicamente in un documento filmato dove si parla di Dante, andatevelo a prendere perché a Video VIP si trova, e questa cosa è importante da capire perché questo è il loro modo di procedere. Ecco, chi ha fatto smettere, ha interrotto questo processo e questa visione del mondo sono stati i comunisti. Se voi vedete, con la prima guerra mondiale c'è anche la prima rivoluzione proletaria, che nasce su una parola completamente diversa dal bisogno borghese, che è quello appunto di fare la guerra per determinare le condizioni della ripresa produttiva, no? Che è la pace. La rivoluzione russa è una rivoluzione che mette la pace al primo posto, e oggi in una fase di crisi, di sovrapproduzione combinata con una crisi finanziaria di portata macroscopica, no, la vediamo tutti, no? La stiamo pagando noi, perché qualcuno si sta arricchendo nel frattempo da questa crisi, mentre noi paghiamo i prezzi in perdita di diritti e di sovranità.
Cosa succede? Che se noi non ci poniamo la questione, ed è il compito di questa sezione, ed è per quello che facciamo questi dibattiti, per rendervi edotti proprio di queste pericolosità intrinseche nel vivere in questi contesti sociali, che noi abbiamo il dovere di tutelarci rimettendo in moto e facendo rinascere rapidamente un soggetto politico che difende i nostri interessi in quanto proletari. Perché noi possiamo essere oggi dei tecnici, degli ingegneri, dei medici, ma stiamo dentro al grande calderone della proletarizzazione che la crisi economica mette in moto, e abbiamo il dovere verso le nuove generazioni, io ce l'ho verso le mie figlie, di lavorare per ricostruire un partito che difenda i nostri interessi, fatto da noi, costruito dal basso, costruito secondo delle dinamiche che si sono dimostrate vincenti, dove si possa esprimere la più alta forma di democrazia interna, dove le scelte vengono fatte collegialmente, non tramite i leader, tramite una discussione come facciamo noi nella nostra sezione, no? Dove il nostro segretario fa la sintesi dopo che c'è stata una discussione e si votano documenti, si discute, e c'è il massimo di democrazia e, diciamo, dimostrabile. Che cosa succede? Che questa cosa si può estendere ad un'intera nazione. Questo metodo, no? Come insegnavano i vecchi comunisti, l'avevano esteso in tutto il paese. Fino a quando ci sono stati i partiti comunisti come il PC in Italia, noi di guerre imperialiste non abbiamo mai potute fare, per la forza e l'opposizione reale che si faceva a tutti i livelli della società, compresi i livelli istituzionali. Da quando non c'è più il Partito Comunista, guardate a quante guerre partecipiamo. Incostituzionali. Che sono tutte fuori dalla nostra Costituzione. È l'obiettivo che hanno questi partiti eterodiretti oggi, tutti, nessuno escluso, perché tutti sono fatti da capitalisti, compreso il partito di Grillo. E Grillo è un capitalista, non è? Dico, i suoi amici, Sassoon e quell'altro, Casaleggio, sono tutti capitalisti. In Parlamento ci sono solo partiti formati da capitalisti. Bene, hanno avuto la grande capacità di portarci a spasso, però dobbiamo capire che il gioco è finito. Oggi la maggioranza delle persone si rifiuta addirittura di andare a votare, perché basta vedere le percentuali di non votanti, e noi dobbiamo capire che quelle persone vanno riorganizzate rapidamente, perché altrimenti il passaggio è più si riduce la possibilità di esprimere in forma democratica, no? Il nostro dissenso, il passaggio dopo che le classi dominanti, quando vedono che i numeri delle adesioni al voto sono basse, passano alle forme reazionarie. Certo. Hanno già costruito lo strumento per operare in questo senso. Noi non abbiamo più un esercito popolare, abbiamo un esercito professionale, e gli eserciti professionali sono molto, ma molto pericolosi, perché sono gli eserciti professionali che hanno al proprio interno quei corpi speciali che si travestono da mujahideen, che si travestono da qualsiasi cosa e poi ti operano sul nostro paese o su qualsiasi altro paese. E vogliono paese. L'esercito unico europeo. E vogliono poi, esatto, e stanno lavorando per stanno creare. Stanno lavorando per quello, una polizia, no? Europea, esatto, la ancora polizia, più pericolosa. Esatto, no? Quindi, non solo, con delle regole stabilite chissà, dalla Banca Centrale Europea e non ovviamente dai governi, no? E dalle scelte democratiche di un paese. Certo. Questa cosa noi dobbiamo capirla bene, dobbiamo fare in fretta a riorganizzarsi secondo quelle metodiche che ci hanno permesso di vincere, perché noi non siamo sempre stati sconfitti, abbiamo appunto vinto, abbiamo avuto la rivoluzione di ottobre, abbiamo avuto la rivoluzione cinese, abbiamo avuto, che guarda caso, la prima potenza mondiale, diciamo, no? I vietnamiti, in Italia abbiamo avuto la riforma sanitaria più avanzata d'Europa, abbiamo avuto tutte le conquiste, lo statuto dei lavoratori che, no? Ci stanno togliendo. Ci hanno tolto delle cose che avevamo conquistato con le lotte, certo, con la partecipazione democratica, con delle lotte dentro i confini di una Costituzione che è nata dalla lotta partigiana, dove appunto la democrazia e l'esercizio della democrazia era il perno su cui, no, ci si muoveva come nazione. Beh, si stanno togliendo tutto questo. Il passaggio sarà un sistema autoritario, e il modello che ci propongono è il modello americano. Però nessuno analizza correttamente e ci dà gli strumenti per capire come funziona realmente il modello americano. Pochi sanno che sono pochissime persone che decidono veramente la politica negli Stati Uniti. Addirittura il Presidente degli Stati Uniti non è mica deciso quando vanno a votare. Sono 300 soggetti che decidono chi deve essere eletto negli Stati Uniti, che sono vengono chiamati i grandi elettori. Gli altri non contano nulla. Solo che la stampa ufficiale, tutto, no,
il lambaradam mediatico non racconta esattamente come funziona il meccanismo elettorale americano, che vogliono introdurre dappertutto, che è il sistema che garantisce appunto no? che la popolazione, il popolo cosiddetto, no? il ceto medio, il proletariato vadano a partecipare e a decidere per chi votare. No, non ci vanno più negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è il paese dove la percentuale di votanti è bassissima, non casualmente, perché quel metodo, quel sistema che hanno introdotto è un sistema dittatoriale dove va a votare solo chi c'ha i quattrini e chi c'ha un interesse materiale molto elevato da difendere. Ed è la cosa che sta accadendo in Italia. Chi è che va a votare? Chi è che si presenta in politica? Sono tutte persone coi soldi che devono difendere il loro orticello oppure i vari orticelli congiunti, no? Ed è questa la cosa. Perché? Perché tutte queste cose sono nate dentro dei processi devastanti come le guerre. No? Perché le guerre, appunto, come si diceva, sono nate anche per bloccare dei processi sociali. E noi, se non stiamo attenti, rischiamo, e la cosa francese ne è un segnale, di ritrovarci sul nostro terreno un conflitto mascherato. Può essere una guerra di religione in grande stile usata, però l'obiettivo è la devastazione di una grande area. Perché tutte le guerre che hanno fatto hanno devastato delle grandi città, delle grandi aree. Baghdad, nella ex Jugoslavia, Belgrado e tutte le città che hanno devastato servivano a che cosa? Per essere ricostruite. Certo. Poi arrivano le industrie americane, i piani Marshall, no? A risollevare la popolazione e l'economia, no? E quindi oltre che hanno fatto i soldi con i bombardamenti, con le armi, fanno i soldi anche con la ricostruzione. Certo. Beh, ma bisogna essere ben fessi a continuamente a far ripetere questo giochino, no? Quindi bisogna svegliarsi un pochettino. Volevo fare un parallelo, dato che con la politica odierna, no? Dato che c'è un trombone, no? Un giovinotto, così dicono, ma è più vecchio di Matusalemme, negli intendimenti, perché quel nuovo che ci viene spacciato da Renzi, no? E dal suo entourage, da tutti i banchieri che ci stanno dietro, è qualcosa di già visto. E dove l'abbiamo visto? Negli anni del trasformismo italiano. Negli anni di Crispi, soprattutto di De Pretis, dove c'era una sorta di bipolarismo de facto, no? Dove comunque c'era un'alleanza trasversale, destra e sinistra contava poco, erano solo, la maggior parte erano tutti rappresentanti delle classi agiate, non c'era il suffragio universale, c'era una votazione ridottissima ancora, cioè l'Italia era il paese dove comunque tra le grandi potenze, l'Italia non lo era ancora, però comunque... era in fase di costruzione, era poco la gente che votava, non erano gli elettori che contavano, erano i prefetti. Infatti c'era una cosa che si diceva su Giolitti, no? Vende prefetti per eletti, per candidati, no? E viceversa. Perché comunque ed erano quei prefetti che poi venivano tutti dal Piemonte ed erano imposti al meridione e vabbè. Quindi tutto quello che si dice, il nuovismo, che ormai insomma le ideologie sono morte, è tutto qualcosa che ci viene venduto solamente per riproporre una storia vecchia di 150 anni. Bipolarismo di fatto in quegli anni, dove la gente non andava a votare. Bipolarismo non andava a votare perché era inibita al voto. Oggi la gente si estranea dal voto, quindi è lo stesso discorso. All'epoca i proletari non potevano votare, oggi non vanno a votare perché sanno che il loro voto non serve a nulla, perché non ci sono dei rappresentanti. Quindi praticamente siamo ritornati indietro di 150 anni. Cosa c'è di nuovo? Certo. Cosa c'è di nuovo? Nei tuoi libri, vi faccio una domanda, scusate, nei tuoi libri, che è un argomento che a Pisa dovrebbe interessare, visto una certa storia particolare, no? Tu parli anche dei fenomeni terroristici, di come vengono usati, no? Durante la fase, diciamo, soprattutto degli intrighi, no? Sì, sì. Perché siamo in una fase in cui c'è un'Italia, diciamo, piuttosto agitata, no? Ci sono degli equilibri da spostare e a un certo punto ci sono delle morti, no? Sì, eccellenti. Sì. Perché è il pericolo dell'estremismo, no? Che dicevi prima, quando l'estremismo è mascherato in realtà ed è funzionale sempre ad una logica di potere. Certo. Perché il problema in realtà è quello, lo vediamo per esempio nell'età giolittiana, quando citavo prima Maria Sofia di Borbone. Maria Sofia di Borbone è comunque regina di un regno che non c'è più. Cosa fa per riconquistare il suo regno? Fa un'operazione di infiltrazione degli anarchici. Perché degli anarchici? Perché gli anarchici
per loro conto, perché per loro struttura precipua, precisa, sono più facilmente manipolabili, più facilmente infiltrabili. Il mondo anarchico è magmatico e quindi si tira fuori dal cappello l'anarchico di turno, perché è più semplice manipolarlo e fare andare una certa forma di estremismo mascherato in realtà nella direzione che il manipolatore vuole che prenda. E quindi, per esempio, Maria Sofia di Borbone, che vi dicevo prima, è Giolitti che la tiene sotto controllo, quindi tutte le informazioni che ci vengono su di lei sono di parte giolittiana, cerca quello che viene denominato l'operaio giusto per la macchinazione. E l'operaio, queste sono le parole precise, l'operaio giusto per la macchinazione era il povero Bresci, che aveva il pedigree più preciso e giustissimo da utilizzare in quel momento. E così avviene spesso nella storia degli anarchici. Cioè, dobbiamo riflettere fino, citavo prima Federico Umberto D'Amato, no? Fino agli anni di piombo, agli anni del nostro terrorismo. Quanto in realtà questi fenomeni sono stati spontanei, quanto c'è stato di manipolazione anche del fenomeno terrorista, per esempio delle Brigate Rosse in funzione anticomunista. Allora, io che ho conosciuto molto bene per la mia storia personale Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, cito sempre una delle sue frasi che secondo me è indicativa di tutto un percorso. Lui dice sempre, noi c'eravamo, nessuno ci ha inventato, ovviamente, nessuno ha inventato le Brigate Rosse come nessuno ha inventato gli anarchici. Semplicemente dei bravi agricoltori hanno costruito gli argini per indirizzare questo fiume. Il fiume c'era, soltanto che il fiume può essere indirizzato per irrigare i campi, può essere indirizzato per andare ad est, o può essere indirizzato per inondare i campi ed andare ad ovest. Ecco quello che fanno i servizi, fin dalla loro nascita, fin dalla prima guerra mondiale, per non parlare dei servizi antecedenti alla prima guerra mondiale, cioè i servizi di Cavour, i servizi di Giolitti. Cioè non inventano nulla, perché non c'è bisogno di inventare nulla. L'anarchico di turno che spara al re, il settario della mano nero della mano nera che spara a Francesco Ferdinando, l'anarchico, il brigatista che commette, lo si trova, non c'è bisogno di inventarlo. L'islamista radicale, certo, che fa la strage, è ovvio che si trova, perché questi personaggi, di questi personaggi purtroppo è pieno il mondo. Il ruolo dei servizi è quello di indirizzare il fiume, di indirizzare, di arginare sempre, in un punto e di lasciare andare nell'altro. Esatto, c'è sempre il Lorenzo d'Arabia di turno. Tant'è vero che quando Franceschini e Curcio Valdese, tra l'altro, io lo sottolineo sempre, vengono arrestati nel 74, che viene dall'estrema destra, e che viene dall'estrema destra, dalla giovane Europa, no? Dalla giovane Europa mazziniana, anche certo, un'idea, e anche su Mazzini e il terrorismo borghese si potrebbe dire tanto, però insomma non ne possiamo parlare per 50 anni, però voglio dire, per non perdere il filo, quando Franceschini e Curcio vengono arrestati, avevano intenzione, da loro dichiarata, di rapire Andreotti. Caso strano, quando nel 74 Franceschini e Curcio vengono arrestati ad opera di un infiltrato che tutti conoscete, Frate Mitra, e le Brigate Rosse diventano appannaggio, quello è strapoco, appunto, diventano guidate da Mario Moretti. Le Brigate Rosse di Moretti sono tutta un'altra cosa e non rapiscono più Andreotti, ma rapiscono Moro. Quindi il Moretti di turno anche questa volta si trova, quando alcuni sono funzionali, e finché sono funzionali a delle logiche li si sfrutta. Franceschini era funzionale, aveva il pedigree perfetto, il nonno partigiano, le armi che gli vengono date dai partigiani, Reggio Emilia, la Rossa Emilia, è perfettamente dentro questa logica, quindi ci voleva il comunista, perché sennò Curcio era Valdese e non era comunista, Mara era cattolicissima, certo, e non era comunista nemmeno lei, quindi almeno un comunista ce lo dovevano mettere, e scelgono Franceschini, che è adattissimo a questa logica, e si inventano questo trio. Nessuno li ha inventati in laboratorio, però erano perfetti, era perfetto farli agire finché sono stati funzionali a certe logiche.
Perché oggi lo sappiamo, fin dal convegno di Pecorile, quindi proprio i primi passi delle Brigate Rosse, che ancora non si chiamavano le Brigate Rosse, fin dai primi passi del movimento, erano tutti tenuti sotto controllo. La signora del ristorante dove fanno la prima riunione, quando abbiamo fatto il documentario Cosa sono le BR, siamo andati ad intervistare questa signora appunto del ristorante in cui è stata tenuta la prima riunione, diciamo, aperta delle Brigate Rosse, dice: ma appena loro se ne sono andati è arrivata la polizia. Quindi lo sapevano perfettamente. Sossi stesso, quando viene rapito e poi rilasciato, dice: per carità, non li lasciate né alla polizia né dai carabinieri, si fa lasciare la Guardia di Finanza, perché non si fidava né degli uni né degli altri, perché rischiava di essere ammazzato da loro e non dalle Brigate Rosse. Cioè, voglio dire, perché l'obiettivo era creare una certa situazione, era sempre destabilizzare per stabilizzare, ma lo era dal 1861. Cioè, è ovvio che nel momento in cui c'è una destabilizzazione, la destabilizzazione è funzionale all'uomo forte, e in Italia la tentazione dell'uomo forte, che si chiami Crispi, si chiami Berlusconi, si chiami Mussolini o si chiami Renzi, è comunque l'uomo immagine, l'uomo forte in cui è necessario che quel paese si identifichi per quel periodo storico, salvo poi farlo fuori quando non serve più. Vedi Cavour, vedi una persona che non ho citato ma che mi piace ricordare, che trovate sia in Intrighi che nel 1915, il capo delle forze armate italiane, il generale Boglio. Generale Boglio, fervente triplicista, c'è la necessità di passare dall'altro lato, ovviamente, e il nostro comandante in capo delle forze armate non avrebbe fatto questo giro di valsa. Ha un caffè, ma non si nega a nessuno un caffè, certo. E la fanno fuori. Scusa, si è parlato, mi ricordo, del grande vecchio che dirigeva le Brigate Rosse, o quantomeno ispiravo, quantomeno comandavo, e che poi, siccome gerarchicamente, così dicevano, c'era una comunicazione fra le varie componenti, quindi doveva obbedire in base alle varie istanze di comando. E poi io una sera, così per caso, vedendo Rai News 24, tutto fuori che un agente segreto della CIA, che ora è in pensione, ha scritto un libro o qualcosa, ha dichiarato che ha ucciso Moro e gli dispiaceva anche ammazzarlo, fra le capi. Picenic. E dice: purtroppo poi invece ho dovuto agire perché mi è stato comandato di fare questa cosa, ho dovuto farla. E quindi questo dimostra che appunto la CIA l'aveva in mano, le rosse, come tu dicevi giustamente prima. Invece, ora viene fuori ora, ma all'epoca mi ricordo Brigate Rosse sono state. Quindi il discorso del covo, tutta questa messa in scena, sì, del lago, cioè che già lui di sinistra fece pensare a un grosso imbroglio che poi è venuto fuori il discorso, se è vero, per bloccare, bloccando lui, si bloccava il fatto che la polizia potesse andare a governare l'Italia e così via. Sì. Ecco, quindi questa notizia però è stata detta una sera sola, mi sembra, sì. Non hanno parlato granché, certo. Purtroppo, e invece poi avuto forza, insomma, Brigate Rosse era in mano proprio, come dicevi giustamente te, alle sì. Sicuramente poi lascio la parola anche ad Andrea su questo argomento che conosce benissimo, però quello a cui tu ti riferisci è la storia di Picenic, questo esperto della CIA che viene chiamato da Cossiga, ed è lui che materialmente crea, sì, quel comitato stranissimo, no, che Cossiga si inventa, in cui c'erano delle persone le più particolari, anche un medium, quindi delle cose veramente molto particolari. Picenic è quello che materialmente in una psyops, in un'operazione di guerra psicologica, inventa il falso comunicato del lago della Duchessa, che tutti ricorderete. Sì. A che cosa serviva il falso comunicato del lago della Duchessa? A preparare il paese alla morte di Moro. Cioè, noi diamo la notizia falsa, Moro è morto, in maniera tale che poi, quando daremo la notizia vera, Moro è morto, il paese è già in qualche modo preparato a incassare questa notizia. E lui è proprio un esperto di guerra psicologica, quindi per questo lui si auto investe di questo ruolo di avere ucciso lui Moro.
Ovviamente poi il rapporto, la figura a mio parere più ambigua, sono sicura che anche Andrea su questo è d'accordo con me, è la figura di Moretti. Senzani poi assolutamente, però voglio dire, proprio all'interno del rapimento Moretti è quello che dice: io mi sono assunto anche la responsabilità di avere ammazzato Moro, non avrei lasciato ad altri, dice lui, la responsabilità di uccidere Moro. Però anche sulla morte, cioè proprio fisicamente il luogo, il famoso garage in cui Moro sarebbe, non tornano molte cose, non tornano i colpi, non torna Via Fari, non torna il perché del cadavere di Moro abbandonato sotto Palazzo Caetani. E vi invito veramente a leggere da questo punto di vista due libri del mio coautore Giovanni Fasanella, che sono molto indicativi su questo. Uno a cui ho collaborato anch'io, che è quello della storia di Markevich, il misterioso intermediario, e l'altro è Il golpe inglese, cioè quanto non solo gli Stati Uniti e la CIA, ma anche gli inglesi ancora una volta abbiano contribuito negli anni 70 alla destabilizzazione dell'Italia. E quindi mi soffermerei in particolare su Palazzo Caetani, perché tutto quel comitato di cui faceva parte anche Piccinic e tutta l'intelligenza che ruotava intorno a Cossiga aveva in realtà un deus, ecco, non un grande vecchio, però un deus ex machina sicuramente, che era all'interno di quella lobby di Palazzo Caetani. Cioè la storia, mo ci vuole la storia dei mille di Garibaldi, dopo che faccio un tavo, esatto, che Moro sia stato lasciato sotto Palazzo Caetani perché era a metà tra Via delle Botteghe Oscure, è una storiella. Palazzo Caetani e la famiglia Caetani da Bonifacio VIII, quindi dal Medioevo ai nostri giorni, è una famiglia particolare che ha avuto sempre particolari rapporti con gli inglesi e con gli americani. Durante la Seconda Guerra Mondiale Palazzo Caetani e i sotterranei di Palazzo Caetani, questo lo dice Tompkins, venivano usati proprio dagli alleati per entrare e uscire da dentro Roma. È nel ghetto ebraico Palazzo Caetani, quindi è nel ghetto, quindi c'è il Mossad dietro, quindi c'è tutta una lobby che fa capo a quello che io chiamo Israele, cioè gli USA più Israele, che indubbiamente si muovono per il rapimento di Moro. Ma vogliamo veramente pensare che Mossad, CIA, non si sia mosso per il rapimento di una persona, di un personaggio così importante come Aldo Moro? Quindi è a Palazzo Caetani che bisogna cercare tutti i perché ancora irrisolti del caso Moro. Non a caso, dico solo questo che è un episodio personale, quando si lavorava con Pellegrino, con Priore, il presidente della commissione stragi Pellegrino e altro, quando Pellegrino e Priore andarono per la prima volta a Palazzo Caetani per guardarne i sotterranei e vedere tutto per conto della commissione stragi, sono stati fotografati e le fotografie sono arrivate per una manina magica sulla scrivania di Pellegrino, quindi come per dire: lì non dovete andare. Pellegrino, il presidente della commissione strage, il senatore Pellegrino. Cioè, poi non solo, ma il Palazzo Caetani ha una particolarità. Una particolarità. C'è un passaggio che è lungo circa 600 metri, che arriva direttamente al Tevere, all'isola Tiberina. È enorme, sotterraneo. Un passaggio che io so, perché mi sono informato bene, che è stato rimesso a nuovo quando c'era il rapimento Moro. E cosa succede? Che tutti cercavano Moro per via terra, no? Però nessuno ha pensato che da dove era si poteva arrivare via mare su per il Tevere e direttamente dentro Palazzo Caetani. Allora, io ho provato, ci ho scritto anche sopra su questa cosa e ho fatto tutto il percorso da dove noi sospettiamo, in base alle perizie fatte sugli abiti di Moro, filamenti e compagnia, si sono trovate alcune cose molto interessanti, tra cui alcune piante esotiche, sementi, no? Quindi residui di queste piante che stanno in una villa particolare che si chiamava la Posta Vecchia, che sta alla Dispoli. Questa villa adesso è stata trasformata ed era una villa di proprietà di questo questa cerchia, no, di persone che stavano attorno ai Caetani. Che cosa c'è? Che Moro aveva queste sostanze, questi filamenti che appartenevano a un commerciante che si chiamava famosissimo, un cognome molto famoso a Roma, questo commerciante di tessuti,
Vabbè, questo però, commerciante qui, sì, insomma, che guarda caso aveva queste sostanze, questi filamenti, insomma. Quindi è stato sballottato tra Palazzo Caetani e questa... Il pieno di pozzi di tessuti, esatto, eh? Cioè, Sermoneta. Ah, Sermoneta. Che guarda caso i Caetani... di Sermoneta. Esatto, i Caetani sono anche i nobili di Sermoneta, no? Quasi di ninfa. Il commerciante aveva questa villa. No, sì, no, 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 no. I Sermoneta erano da sempre... degli guardiani. Ah, i guardiani, erano i guardiani e stavano vicino, secondo me, perché erano i guardiani e osservavano la zona per conto dei Caetani, di questi nobili. Era sempre... Ghetti, eh? Era Ghetti, no, la villa di proprietà della famiglia Ghetti. Sì, 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 c'era Ghetti. Sì, sì, non Paul, no, Ghetti più vecchio. No, Paul Ghetti, vecchio è Paul Ghetti. Senior. Sì, vecchio, sì, vecchio, sì, vecchio, miliardario. Sì. No, quel nipote. Ah, ah. Che può essere un riscatto, ad esempio, una cosa, un pagamento, usando un nipote un po' stupido. Allora, il problema è che via dalla Posta Vecchia, da questa villa che sta sul mare, alla Dispoli, si arriva via mare, si arriva sul Tevere, e tramite quel passaggio si poteva arrivare tranquillamente lì. Io l'ho scritto, l'ho pubblicato. A un certo punto mi arriva una mail di un'entità misteriosa che mi chiede la foto degli Howard e dei Caetani. Che, perché Howard, sì, era la famiglia, imparentata ai Caetani, e che era un notabile inglese, uno dei superpoteri mondiali sul nostro paese. Uno dei fondatori del WWF. Questa gente qui. La decrescita felice. La decrescita, poi, esatto, i teorici della decrescita. Esatto. Allora, guarda caso, io ho trovato questa foto, l'ho pubblicata e poi subito dopo mi arriva questo qui che mi chiede la foto, no? E io dico, ma perché te la devo dare? Non ho capito, non spiego, ma chi sei? Era uno pseudonimo, no? C'era neanche il cognome, no, uno pseudonimo, è venuto lì, ma mi chiedeva sta cosa, dove l'ha presa, no? Si capiva anche dallo scritto che era agitato, no? Per questa foto. E io non te la do, io sono cattivo, non te la do, sono uno sporco comunista e non te la do. E succedono anche questi fatti. Allora, il problema è vero che a livello di, diciamo, di compagni che si sono interessati, si è capito molto di ciò che è accaduto, anche la figura di Moretti, insomma, e Moretti è stato allevato dai Casati Stampa, sì, è stato mandato ai Casati Stampa, i proprietari della villa di Arcore. I Casati Stampa avevano come avvocato Cesare Previti in quel periodo, no? I Casati Stampa sono una delle famiglie, guarda caso, legate a D'Annunzio, perché Luisa Casati Stampa è stata una grande amante, la più importante amante di D'Annunzio. Allora, tutte queste cose si collegano, no? Perché queste famiglie, questo modo di essere, sono unite da un interesse di classe molto forte, cosa che ovviamente fanno nei nostri confronti e farci perdere l'interesse della nostra classe sociale. Certo. Lavorano costantemente per impedirci di capire che abbiamo noi qui un interesse comune e che va salvaguardato e che va portato avanti, appunto. Però loro, un soggetto poi che opera costantemente per mantenere questa unità di classe, che è un'unità anche conflittuale al proprio interno, certo, non è una cosa... Beh, perché, diciamo, l'egemonia, no? Sempre una lotta, esatto, l'egemonia. Però è sempre poi legata a quella logica darwiniana di selezione anche della, certo, propria specie, no? E compagnia bene, quindi i migliori emergeranno essendo i più stronzi, no? Sostanzialmente, no? Cosa succede? Che questi soggetti mantengono questa unità e hanno questa organizzazione, che è il vero partito che c'è a livello mondiale, che sta realizzando la globalizzazione, che sta realizzando il nuovo ordine mondiale, che è appunto la massoneria, che qui adesso tenta di trovare una sponda tramite anche questo Gioele Magaldi, che ha scritto questo libro, e dice no, c'è quella buona e quella cattiva, sì, perché vincono sempre i cattivi, però porco Giuda, se c'è anche quella buona, che si dia da fare un po', no? Chissà perché quella buona piace sempre le legnate, no? Allora il problema è che dentro la massoneria c'è questo conflitto e risolvono le questioni in modo estremamente brutale, perché sono uomini abituati da sé. Basta vedere i rituali loro, che dimostrano che sono spietati. Loro fanno i rituali con la spada, e la spada la si porta come un segnale di guerra, di belligeranza, non di pace tra loro. Il pugnale.
Difatti, lo stesso pugnale fascista, il famoso pugnale fascista, che che avevano i fascisti, sì, soprattutto da prima ora, che usavano nei loro, no, nelle loro menate pubbliche, che è il pugnale massonico, è la baionetta del 91 che venne usato, è ridotto alle dimensioni del pugnale massonico. Quando vengono uccisi i fratelli Rosselli in Francia, dalla Cagolle, no, dalla Cagolle, questa organizzazione a cui apparteneva Mitterrand, sì, tra l'altro, no? Che cosa succede? Un'organizzazione paranazista, no? Che cosa succede? Che stranamente i fascisti che arrivano lì non è che gli sparano, no? No, li pugnalano, cioè, e lasciano il pugnale per terra come segno di riconoscimento di chi è stato. È la massoneria. Che è stata, è un rituale massone. Perché loro erano massoni, ma erano dissidenti, certo, rispetto. E quindi la loro conflittualità interna la risolvono così, si fanno fuori anche tra di loro. E non è Calvi, l'esempio, no? Calvi ha disubbidito agli ordini della grande loggia d'Inghilterra perché ha passato i soldi, no, agli argentini per avere gli Exocet, per buttare giù gli aerei inglesi. L'hanno preso, gli ha detto: vieni qua, che ci sono un po' di affari che tu fai poco, in modo poco chiaro. E lui è andato lì a chiedere perdono, quando è andato a Londra e l'hanno appeso con il cappio. Difatti, sì, quando fai il giuramento massonico ti mettono, c'è il cappio, e la Lega, per far capire che sono i massoni operativi che dovevano sfasciare l'Italia, in Parlamento si sono presentati col cappio, con tutti i simboli massonici, guarda caso. E non solo, l'hanno appeso, no, e gli hanno trovato i mattoni in tasca, no? E chi è? E i muratori, no? I framassoni, no? Quindi un segnale preciso che è stata la... Anche mi sembra Gaspari Offini, però quando c'era Mani Pulite cominciavano a agitare il capo. Ma perché non sono mica massone? È tutta una famiglia lì dentro, no? Il problema nostro è questo, no? Di capire che esiste una dittatura che si muove in modo trasversale nella società, e la dittatura borghese si manifesta tramite la massoneria, che addirittura stabilisce con che criterio dobbiamo votare. E i simboli sono importantissimi, perché essendo un rituale di tipo esoterico, perché noi siamo abituati a pensare alla massoneria, perché così ce la vogliono descrivere, semplicemente come una lobby, no? Sì. Una lobby, le tangenti, la massoneria, però forse è meglio la massoneria americana, che è tutto aperto, è tutto chiaro, i registri. Ma c'è anche una parte esoterica della massoneria, che è quella che non emerge mai e che, a cui faceva cenno Andrea, perché c'è la parte liminare della massoneria, quella dei giuramenti, quella dei simboli esoterici, che ha dei rituali che arrivano a sconfinare nel satanismo, e quindi c'è un legame molto stretto tra questi due, tra queste due entità, tra questi due movimenti. Quando tu dicevi prima diventa una divinità di tipo satanico, cioè una persona che assume in sé i poteri del mondo e sul mondo, quindi una sorta di superomismo, che è qualcosa di assolutamente sconvolgente, di superomismo, no? Di questa divinità che diventa, non in termini ciani ovviamente, proprio come entità dell'uomo che si fa Dio. E la simbologia è necessaria perché anche tutti gli altri devono riconoscere che quell'omicidio è massonico, e quindi temere, e quindi averne paura, e quindi adeguarsi a un certo modo di pensare e di vedere il mondo. Cioè non è solo una lobby, perché definire la massoneria solo come una lobby di potere è riduttivo, dal suo punto di vista. Ha in mente un preciso obiettivo, che è quello del nuovo ordine mondiale, a guida unica, la sinarchia, un solo re dell'universo, e è un progetto che porta avanti almeno dal 1717, almeno, ma probabilmente molto più antico. Quindi tutta questa parte esoterica della massoneria non va sottovalutata, perché altrimenti non ne comprendiamo la reale pericolosità, pensiamo semplicemente che sia una lobby al pari delle altre, invece è molto più pericolosa. E quindi non sono laici.
Assolutamente no, non c'è laicità, cioè, è quasi un ossimoro dire la laicità massonica, è un ossimoro, perché la massoneria è una setta che ha delle divinità, che adora delle divinità, il grande architetto dell'universo, ma anche altre divinità più esoteriche, no? Baphomet, che voglio dire è Satana in realtà, e loro fanno i giuramenti su questa simbologia, su questo tipo di simbologia, quindi non è così leggera e semplicemente un'attività di pressione, un'attività di lobbying, non è quello, nemmeno la massoneria americana, sono tutte così, perché quello è il fondamento, quello è quello in cui credono. Certo.